Prepariamo il più classico dei dolci, tra i più amati in Italia e ormai conosciuto davvero in tutto il mondo, il tiramisù, nella sua variante appunto più tradizionale, sebbene oggi ne esistano diverse versioni. Adesso andremo a fare del caffè con la classica moka e poi qui abbiamo 500 g di mascarpone, 100 g di zucchero, 3 uova e savoiardi. Come dicevo prima, noi utilizziamo la moka, va bene anche la macchinetta. Una volta pronto lo mettiamo in una ciotola e lo zuccheriamo a piacere. Alcuni lo preferiscono amaro, noi mettiamo appena un cucchiaio di zucchero giusto per dolcificare un minimo. Mescoliamo bene in modo che lo zucchero si sciolga e lasciamo da parte. A questo punto passiamo alla preparazione vera e propria, quindi ci occupiamo intanto di dividere i rossi dagli albumi e in questo dobbiamo essere molto molto precisi perché i bianchi, gli albumi, dovranno essere montati benissimo, quindi non ci dovranno essere tracce di tuorlo. E allora mettiamo i tuorli in una ciotola capiente, gli albumi in un'altra ciotola e andiamo innanzitutto a lavorare i tuorli insieme allo zucchero. Per una buona riuscita del tiramisù, quello che dovete sapere è che bisogna montare alla perfezione questi due composti, quindi intanto i tuorli. È necessario quindi prendersi qualche minuto, avere un po' di pazienza e lavorare con le fruste elettriche fin tanto che i rossi appariranno molto molto spumosi e bianchi grazie alla presenza dello zucchero. A quel punto possiamo andare ad amalgamare anche il mascarpone a poco. In questa fase però dobbiamo lavorare con un po' di delicatezza in più. Raggiunto un composto uniforme e omogeneo, laviamo per bene le fruste e passiamo a montare gli albumi. Anche questa è una fase molto importante perché gli albumi vanno montati a neve fermissima. Se così non fosse, otterremmo un tiramisù molliccio, liquido e quindi immangiabile da buttare. Ecco allora che uno dei trucchi più importanti per ottenere un buon tiramisù è montare i bianchi fino ad ottenere un composto sodo che non scappa via dalla ciotola anche capovolgendola. Bianchi montati li uniamo con una frusta a mano oppure con una spatola e con movimenti dal basso verso l'alto per non smontarli alla ciotola con i tuorli e il mascarpone. Possiamo quindi scegliere la pirofila, la teglia in cui andremo a comporre il nostro tiramisù e iniziare a formare il primo strato di savoiardi imbevuti nel caffè. Li disponiamo uno accanto all'altro per formare il primo strato, appunto, è importante capire il tempo giusto di permanenza nel caffè del savoiardo, nel senso che il biscotto non dovrà restare troppo asciutto, ma non dovrà nemmeno poi risultare troppo zuppo. Quindi lo facciamo ruotare nel caffè 2-3 volte e lo tiriamo subito fuori. Completato il primo strato, copriamo con abbondante crema al mascarpone, poi proseguiamo con il secondo strato, magari cambiando il verso. Quindi se prima li abbiamo messi in verticale, adesso li andiamo a disporre in orizzontale i nostri biscotti. Copriamo nuovamente con la restante crema, livelliamo bene con il dorso del cucchiaio e il nostro lavoro per il momento è terminato, perché il dolce deve riposare in frigo e più ore passano, più diventerà buono. Non mettiamo il cacao in questa fase sulla superficie perché con l'umidità che andrebbe ad assorbire in frigo si guasterebbe, non sarebbe più bello da vedere. Quindi la nostra pirofila rimarrà così, semplicemente coperta da pellicola. Spostiamo in frigo, lasciamo trascorrere almeno 6-8 ore e l'attesa finalmente è terminata. Il nostro dolce ha completato il suo riposo e riprendiamo la pirofila, decoriamo con il cacao, semplicemente spolverandolo sulla superficie oppure magari creando dei decori, ecco, questo sta alla vostra fantasia. E non resta che tagliarlo in porzioni e gustarlo ben freddo. Se avete delle ricette che ci tenete a condividere, potete farlo sui nostri gruppi Facebook, Cibo Doc o Vivo Mangiando, mentre per leggere altre ricette e altre idee da portare a tavola, potete visitare i nostri siti web cibodoc.it e vivomangiando.it.